Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica. Oggi insieme vediamo che cosa ho comprato su Vinted. Ho fatto un po' di shopping su Vinted. Se mi cercate mi trovate come Federica2727, tutto attaccato, o trovate il link diretto nell'info box di tutti i miei video. Aiutatemi a svuotare la casa, grazie. Penso che un po' tutte vogliamo la stessa cosa, insomma. Però da compratrice seriale ho fatto molto shopping. Vi faccio vedere oggi tante cosine che ho preso, sono super soddisfatta e ve le faccio vedere indossate, quindi taglie, marca, tutto. Vi aspetto anche su Instagram, sono sempre la donna qualunque, e iniziamo questo video. Ho trovato un pull che avevo provato forse l'anno scorso, addirittura 2 anni fa, da Zara. Mi era piaciuto moltissimo, ma costava 60 euro, e voilà, è questo qui, lo adoro, in taglia S. Non l'ho trovato in altre taglie, però la S non è male. Ve lo faccio vedere di qua, così ha i bottoncini, è molto caldo e pesante, però non punge. La composizione, allora, è composto da 48 di poliestere, 28 di nylon, 19 di acrilico e 5 di lana, quindi non punge. È molto accollato, mi piace tantissimo col jeans a palazzo a vita alta blu, ve lo faccio vedere qua indossato. Veste bene, non è troppo corto, anche se sembra crop, però non è corto. Mi piace la vestibilità, mi piace con un jeans rosso, mi piace con pantalone blu, mi piace con il jeans appunto a palazzo scuro come lo sto indossando, anche con un jeans color panna, perché no. E niente, mi ha colpito, lo trovo molto facile, molto sportivo, casual, però con quel tocco di eleganza, dato magari dei bottoncini così e un po' marinaretto. E questo è il primo pull. Come prezzo credo di averlo pagato intorno sulle 20 euro, però ne costava 60 in negozio, quindi ci poteva stare. Altro maglioncino che da Zara sinceramente non ho mai visto, e anche questo in taglia S, l'ho trovato per caso mentre guardavo un'altra cosa in un armadio e mi ha colpito un sacco. È un pull in color block, quindi molto accollato, panna, e tutto, tutte le cose che vedrete sono in ottime condizioni, e ha questa particolarità, quindi il color block, panna e nero, e in più ha la balza che fa manica, petto e appunto le due maniche. È troppo carino, sulla gonna nera tubino, sul pantalone nero, sul pantalone panna. Lo trovo molto raffinato, molto carino, lo vediamo indossato, e anche lui più o meno ha lo stesso tessuto e la stessa pesantezza dell'altro, quindi sono prettamente, direi, autunno-inverno o primavera, inizio primavera, e mi piacciono i maglioncini caldi e che non pungono. Questo qui mi ha colpito, lo trovo proprio fine, particolare, bellissimo, e questo l'ho pagato 10 più spedizione. Contate che tra spedizione e assicurazione calcolate in più dalle 3-4 alle 5-6 euro se comprate dall'estero, ecco. Poi ho fatto un abbinamento, praticamente ho trovato questo pantalone di Zara, ok, tipo Principe di Galles, che è un po' strettino in vita, però vabbè, ci stiamo dentro. Vita alta, raga, l'ho preso perché costava 2 euro, è nuovo, cioè proprio nuovo, letteralmente, taglia media appunto, Zara Basic, pantalone con la piega che va a stringersi sul fondo in tipo Principe di Galles, vedete, questa fantasia bianco e nero, che da lontano sembra un po' un grigio melange, e quindi questo effetto grigio melange di questo pantalone lo volevo abbinare tantissimo al burgundy o bordeaux, insomma. E cosa ho trovato? Praticamente pantalone abbinato a questo maglionazzo che ho pagato 4 euro, taglia media di Zara, guardate qui. Eccolo, è tutto lavorato, intrecciato. L'unica cosa è che ha la manica che è tipo a 3/4, non è lunga lunga,
Quindi però, appunto, come vi dicevo prima, ho preso le famose magliettine bianche manica lunga, perché se esce un pezzettino di maglia manica lunga bianca, secondo me ci sta anche bene, sembra studiato. Ha il collo alto, ve lo metto qua perché sennò non si vede, e ha questa lavorazione tutta di trecce ed è veramente particolare. Sapete che mi piacciono, vi faccio vedere qua l'outfit indossato, sapete che mi piacciono tantissimo i maglioni fatti, diciamo, intrecciati. Non è lana, quindi non punge, il collo è molto alto, lo possiamo tenere alto o risvoltare, e l'ho preso perché l'ho pagato 4 euro, mi piace un sacco l'abbinamento grigio-bordeaux, proprio tantissimo, e ho detto ma sì dai, facciamo l'outfit, perché alla fine 4 euro il pull e 2 euro il pantalone ci sta, si può fare. Vado avanti con una cosa che desideravo da tantissimo, ovvero una gonna in satin. A me le gonne in satin stanno abbastanza male, però ho preso questa di H&M in taglia, questa è taglia 36. Pensavo fosse quella con l'elastico, perché ne avevo provata una in negozio con l'elastico, invece con la zip, però mi va stranamente, perché è una 40 italiana, ed è una gonna in satin leopardata, guardate qui, è abbastanza lunga, anche lei come nuova, devo dirvi, è perfetta, zip, tutto a posto, tutto in ordine, scende leggermente più svasata sul fondo. Come la vedo? Questa la vedo con un pull nero, un po' over, infilato leggermente dentro, sopra il cappotto in color cammello o nero, e sotto magari un biker, possiamo mettere anche sopra la giacca in pelle e il biker per renderla più aggressive, oppure il cappotto e uno stivale con un pochino di tacco e la punta per essere più, meno diciamo aggressive, ma più sensuali, ma comunque raffinate, perché se portiamo comunque un pull dolce vita nero abbinato insieme va molto a alleggerire il leopardo. Ma la desideravo da tantissimo e non riuscivo a trovare, perché poi il leopardato non è tutto uguale, e cercavo proprio un leopardato che mi piacesse, e questo qui di H&M mi è piaciuto davvero tantissimo. Io tendo sempre a comprare i soliti marchi, ma semplicemente perché, avendo quasi tutto di questi brand, tante cose di questi brand, conosco le vestibilità. Andare su brand nuovi, quindi non selezionare brand e comprare marche a caso di cui non conosco la vestibilità, mi esporrebbe ad un rischio maggiore. Ovvero, su Vinted il reso non è gratuito, quindi se devo fare il reso dovrei pagare di tasca mia le spese di spedizione, e ad esempio su un pantalone che costa 2 euro rispedirlo e pagarne 7 non è vantaggioso. Quindi se comprate, a meno che non siano accessori o cose di lusso, in questo caso ok, però se comprate vi consiglio sempre di comprare brand che conoscete, di cui sapete più o meno la vestibilità e la vostra taglia abituale, in modo tale da non cannare completamente, ecco. Concludo con un abbinamento spaziale di cui vado fierissima, un pantalone di Zara che ho pagato 15 euro, ed è magistrale questo pantalone, è veramente nuovo e magistrale, taglia media anche di questo, è viola caldo, ve lo metto così, ecco, questo è il colore, è un viola caldo elettrico, bellissimo, con le taschine, bello spesso, rifinito da, proprio benissimo, con la piega, arriva la caviglia, e quest'anno voglio fare un look total viola, ho visto che va molto abbinare tutti viola, freddi, caldi, lilla, tutti mixati, e fare degli outfit completi sul viola, e questa cosa mi è piaciuta un sacco, anche se forse il viola non è il colore che mi sta meglio, però fa niente. E quindi ho trovato questi su Vinted, era l'unico paio di questi pantaloni, di solito di ogni pantalone che trovo ce ne sono sempre 3 o 4, questa ragazza vendeva loro e non ce n'erano di altre M, insomma, in vendita. Hanno poi la cintura, vedete, la cintura sempre nel suo tessuto rivestita in similpelle nera, che si può appunto regolare o togliere e mettere, come sempre, una cintura che piace a noi,
e questo è il pantalone. Sul retro ci sono le taschine finte, è bellissimo e nuovissimo. E che cosa sono andata ad abbinare a questo pantalone? Chi mi segue dirà basta, non ne possiamo più, togliamo l'iscrizione perché non puoi comprarti il maglione in tutti i colori. E non sono ancora soddisfatta, lo sto cercando ancora di 1/2 colori, mi piace tanto, non so perché. È il classico maglione di H&M che abbiamo visto, rivisto, trito, ritrito in tutti i miei video. L'ho trovato lilla su Vinted, pagato 5 euro più spedizione, taglia XS, ok? Però mi piace XS perché mi rimane un po' più corto, perché il pantalone viola è a vita altissima, ma sta bene anche col jeans, col pantalone beige, eccetera, eccetera. Non sono... con qualsiasi cosa. E ho trovato appunto il nostro amico Pull in lilla, bellissimo, bellissimo l'abbinamento che ne esce. Immaginatevi questo outfit con sopra un bel cappotto viola, meraviglioso, cioè proprio wow. Non so, magari a voi non piace perché magari non piace il colore viola, però fatemi sapere se vi piace il total look in varie gradazioni di colore, anche per dire con i toni neutri. A me piace tantissimo e quest'anno non so perché mi è presa questa fissa del viola in diverse varianti di colore, forse perché ho trovato il pantalone che mi ha fatto innamorare e poi sono andata a fantasticarci intorno. Per il momento mi fermo qui, ho comprato questi capi, sono circa 7 se non sbaglio, sono molto soddisfatta dei miei acquisti e trovo di aver ricomprati ad un prezzo vantaggioso. Voi avete Vinted, comprate su Vinted, fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio per essere state in mia compagnia, mi auguro che i miei abbinamenti vi siano piaciuti, io come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.